Ciao ragazzi e bentornati sul canale più sfidato del momento, le rivelazioni calcistiche di Lorenzo Cantarini. Sfidato con la D, no, sfigato, sfidato. Perché questo? Perché oggi ragazzi, video che non parleremo di notizie, non parleremo delle formazioni per le formazioni. Il venerdì non ve le do prima perché voi le volete prima, sono 3 giorni che mi chiedete le formazioni, se ve le avevate l'altro ieri, vi avevo consigliato Muriel che invece si è schiantato. Lo sapete tutti, probabilmente mancherà contro la Juventus, ma non è di questo che dobbiamo parlare oggi, ve l'avevo già detto, è più di un mese che ve ne parlo. Oggi parte ufficialmente il Fanta Flash. Il fantacalcio delle rivelazioni calcistiche di Lorenzo Cantarini, un giochino molto semplice, molto intuitivo, molto immediato per sfidare il vostro youtuber preferito, che spero sia io, oppure invitate altri youtuber a giocare a Fantaflash, oppure per sfidare i vostri amici, i vostri compagni di classe, i vostri colleghi, vostra mamma, vostra nonna, perché è un giochino che piace molto soprattutto alle ragazze, qui magari potrete anche fare gli splendidi. Adesso andate a beccare con il Fantaflash e poi mi postate la foto di voi con la vostra nuova ragazza che avete conosciuto grazie al Fanta Flash. Va bene, non divaghiamo ragazzi, iniziamo subito. Oggi voglio fare un video abbastanza breve, deve essere smart come il nostro gioco. Vi ricordo ovviamente iscrivetevi al canale con la vostra ancora fatto, iscrivetevi anche al mio profilo Instagram che postiamo sempre un sacco di cose, posteremo ovviamente anche molte cose sul Fanta Flash. Iniziamo ora con i potenti mezzi della computer graphic di casa Cantarini. Ed eccolo qua, appunto. Il link al Fantafresh lo troverete qui sotto in descrizione. Non è un'app, è un sito perché è utilizzabile sia da smartphone, è proprio predisposto per gli smartphone, ma lo potete utilizzare anche su tablet oppure su PC, su browser, su Chrome, su Internet Explorer, dove caspita vi pare. Eccola qua la mascherina, molto semplice ragazzi. Innanzitutto dovete fare registrati perché vi dovete registrare soltanto la prima volta, ovviamente. Ecco qua, mettete username e password, non vi chiediamo la mail. Per cui ragazzi, da un lato è molto veramente smart, molto intuitivo, molto facile e ovviamente anonimo, assolutamente anonimo. Dall'altra parte, se vi perdete la password, ciaone e non entrate più e dovete rifare un altro account e ovviamente perdete tutta la classifica generale che porteremo avanti di settimana in settimana. Ovviamente dopo essersi registrati, ragazzi, ecco qua, inserite il vostro username, la vostra password che avete appena creato ed ecco qua la maschera principale. Allora, vi dice che giornata, qual è la giornata, la 13ª giornata, vedete, e quanto manca al fischio d'inizio. Allora, potrete consegnare la formazione fino a 1 minuto prima l'inizio del primo anticipo della Serie A. Perché questo? Perché ovviamente, come vedremo, è molto importante sapere quali giocatori giocano titolari e quali no. E poi soprattutto perché faremo la formazione insieme durante la mia live, quella che è ormai consueta, che parte circa un'ora, 3/4 d'ora prima del primo anticipo di Serie A, perché faremo la formazione insieme. E poi ragazzi è semplicissimo, guardate, si clicca su gioca e poi ci sono delle coppie, 11 coppie di giocatori. Questo qua ragazzi l'avete scelto voi nel sondaggio che abbiamo fatto il mese scorso. Il modulo è lo stesso per tutti quanti e poi praticamente ecco, semplicissimo, dovete scegliere ad esempio tra Joronen e Consigli. Allora vedete il nome del giocatore, la squadra sotto Brescia dove gioca appunto il giocatore, l'aeroplanino rosso se gioca fuori casa e la casetta verde se gioca in casa, poi la Fanta media e la media voto, ovviamente è una Fanta media e una media voto presa da facendo una media dei 3 quotidiani sportivi italiani, per cui per essere più obiettivi possibili, e poi l'avversario di questa settimana. Adesso noi faremo ad esempio, che ne so, io qua scelgo consigli, scelgo e poi adesso li vado a prendere a caso perché altrimenti questo video diventa un video come al solito di 96 ore. Eccoli qua, vedete, molto semplice, mi scelgo le 11, appunto piace molto alle ragazze perché è molto semplice e molto intuitivo, e poi fate salva, tac, avete consegnato la vostra formazione per il Fantaflash. Cosa succede dopo? Che vi chiediamo se volete addirittura creare una lega e partecipare con i vostri amici, cioè perché voi date una formazione, partecipate per la classifica generale, poi vi spiego cosa comporta. Mentre potete anche creare ovviamente la vostra lega tranquillamente. Posso, io mi creo la lega degli YouTubers e mi faccio la mia lega con tutti gli YouTuber, faccio crea lega, ok, e mi ha creato la lega Fantaflash creata.
e poi posso condividerla, vedete, attraverso Facebook, Twitter, attraverso mail, attraverso Telegram, attraverso WhatsApp, attraverso qualunque canale social voi vogliate, condividerla appunto con i vostri amici, che riceveranno appunto un messaggio con scritto iscriviti a Fantaflash e unisciti a questa lega, per cui anche i vostri amici che avete invitato alla vostra lega parteciperanno sia alla classifica generale e sia alla vostra lega che avete creato all'uopo, ok? E ora ragazzi vi faccio vedere, qua è finito, questa avete consegnato la formazione della settimana, ora vi una volta consegnata la formazione, ovviamente è consegnata, vi faccio vedere poi cosa succede a fine giornata. Praticamente voi su ultimo risultato potete andare a vedere il risultato di, vedete ad esempio turno 12, questo è il risultato del test che abbiamo fatto due settimane fa, appunto quello di cui Claudia si vantava su Instagram di aver battuto, guardate come funziona, ad esempio vedete tra Silvestri e Skorupski, io avevo scelto Silvestri, cosa succede? Che avevo scelto Skorupski, scusate, c'è infatti la spuntina grigia su Skorupski, invece il giocatore che ha vinto tra i due è Silvestri. Come vedete Skorupski ha preso 6,833, mentre Silvestri ha preso 6,833, mentre Skorupski ha preso 5,50, perché ho preso 0 punti per questa coppia. Invece guardate ad esempio Pisacane e Lucioni, che l'ho indovinata, e Pisacane prende 7,50, Lucioni prende 5,33, per cui cosa succede? Mi prendo un punto per aver indovinato il giocatore che ha vinto tra i due, più la differenza tra la fantamedia dei due. Quindi guardate ad esempio solo perché vi dicevo di prendere i titolari, è molto importante prendere i titolari, perché guardate ad esempio Godin contro Fazio, dopo vedete che ce l'ha con me Fazio, e io ho scelto Godin ovviamente, invece Godin non ha giocato, per cui Fazio prende 5,5, cosa ha preso Fazio? 1 più 5,5, per cui chi ha scelto Fazio ha preso 6,5 punti più di me. Ora capite il mio dramma di averli, guardate qua, indovinati tutti tranne il portiere e Fazio, porca miseria. Dopodiché ragazzi potete andare a vedere ovviamente le classifiche, ed eccole qua, classifica generale che è questa qua, guardate, perché dico un gioco che piace molto alle ragazze, perché nel nostro gruppo le ragazze sono arrivate seconda, terza e quarta, non guardate il sesto in classifica che è un bastardo. Ok, poi tirando giù qua potete vedere tutte quante le altre classifiche, quelle che vi siete creati, quelle a cui partecipate. Come vedete ragazzi, giochino molto semplice, molto intuitivo e sponsorizzato, creato diciamo dal creatore di Revo. Cos'è Revo ragazzi? Fatemi fare un po' di pubblicità ad Andrea. FMS Revo, che è la piattaforma di fantacalcio per amministratore di fantacalcio più completa del web, assolutamente. Ci sono un botto di parametri che potete settare, veramente ve la potete proprio creare proprio come volete, proprio nel più immaginare, più come la potete immaginare, qui la potete creare al costo di neanche 2 caffè al mese, veramente. È la piattaforma per amministratore, cioè paga soltanto l'amministratore e poi ovviamente amministratore lo dividete tra tutti quanti quelli della Lega, veramente ha un prezzo assolutamente irrisorio. Ne parleremo in un video tra qualche settimana, perché? Perché qua viene il bello. Allora ragazzi, chi partiamo da questo fine settimana, chi vincerà il Fantaflash, il primo classificato della classifica generale del Fantaflash, ragazzi, parteciperà ad una lega su Fanta, su FMS Revo, insieme a me e altri 5 vincitori, cioè ogni vincitore 5 settimanale. Dopo la quinta settimana, i 5 vincitori più il sottoscritto parteciperanno ad una lega su FMS Revo, ok? Ragazzi, allora, innanzitutto, poi il vincitore di ogni settimana ovviamente mi potrà postare qualora volesse anche un piccolo video che poi metterò nella mia puntata del mercoledì. Ovviamente il video potete postare quello che volete, io neanche lo guarderò, lo posterò così, quindi fate, insomma, non è vero, ci sarà una piccola censura, quindi niente politica, niente parolacce, cioè niente, sì, niente parolacce, niente nudità, ma potete postare quello che volete e poi dopo ovviamente ne parleremo lunedì. E dicevo, insomma, chi vincerà il Fantaflash parteciperà ad una lega su Fantarevo insieme ai 5 vincitori del mese praticamente, e chi vincerà il Revo avrà una maglia autografata da me
delle rivelazioni calcistiche di Lorenzo Cantarini, una maglia che stiamo creando veramente una cosa, sarà una chicca per collezionisti, perché alla fine ce ne saranno solo 4 alla fine di questo anno, quindi sarà veramente una chicca per collezionisti. E anche chi vincerà il Fantarevo ovviamente avrà la possibilità di mandarmi un breve video in cui potrà dire quello che vuole, e lo posterò nella puntata del mercoledì. Anche questo. Bene ragazzi, spero di essere stato chiaro in questa mia spiegazione del Fanta Flash. Ovviamente aspetto moltissime iscrizioni, il link vi ripeto lo trovate qui sotto in descrizione, ovviamente trovate anche il link di FMS Revo qualora vogliate andare a vedere questa interessante piattaforma di gestione delle vostre leghe del fantacalcio, e ci vediamo venerdì ovviamente verso le 16 per i Canta Consigli della 13ª giornata, e poi ovviamente sabato, prima dell'inizio di Atalanta-Juventus, circa tre quarti d'ora prima, verso le 14:15, ovviamente la live delle rivelazioni calcistiche di Lorenzo Cantarini, nella quale ovviamente, oltre che consigliarvi andare a vedere le ultime formazioni, andremo a tutti quanti a schierare la formazione su Fanta Flash. Bene ragazzi, che dire? Un saluto dal secondo divano più famoso del web, se hai capito la battuta, sei uno zozzone.